Eneas De Camargo e lo straniero del Bologna. Altro destino per il brasiliano del Bologna, Eneas De Camargo. La città lo apprezza, la società meno, tanto da restituirlo indietro dopo una sola stagione, con 3 soli gol realizzati e tantissimi buttati via. Oggi si è trovato a disagio alle prese con la difesa dell'Ascoli. È chiaro che Radice dovrà rivedere qualcosa negli schemi della squadra, poco disposta al dialogo con l'attaccante di San Paolo del Brasile. Finora non è ancora riuscito a far gol, però li fa fare agli altri. E il pubblico petroniano lo ha eletto suo beniamino. Più che i limiti tecnici, pesano su di lui quelli ambientali. Il rigido clima dell'inverno italiano lo condiziona tantissimo, costringendolo a scendere in campo con guanti e calzamaglia. Eneas, che si è mosso molto bene, è l'iniziatore di tutte le manovre. Questo accorgimento non basta tuttavia ad evitargli un infortunio che lo costringe a saltare una dozzina di partite, accentuando ulteriormente il suo disagio. Problemi familiari, depressione e alcolismo. Questo è il quadro della sua vita in Brasile, conclusasi tragicamente a 34 anni, quando muore dopo mesi di agonia per le conseguenze di un incidente stradale.